Ciao, buongiorno. Oggi vi propongo a grande richiesta una nuovissima videoricetta. Signori e signori, la piada. La piada mi piace, mi fa bene. Perché? Perché è preparata comunque senza strutto. Al posto dello strutto ho utilizzato dell'olio. E poi ho utilizzato una farina semi-integrale. Significa che ha un indice glicemico più basso rispetto a una 0100 e che comunque contiene ancora molti principi nutritivi che vengono perduti nelle lavorazioni industriali. Fatemi sapere se questo video vi piace, se lo trovate utile condividetelo e iscrivetevi al canale. Buona visione e buona piada a tutti. Mi piace, mi fa bene. Ciao, alla prossima! Siamo pronti per mettere le mani in pasta. Come sempre trovate tutti gli ingredienti nel dettaglio nella grafica in fondo e sul mio blog. Come prima cosa dovete prendere la farina, metterla all'interno di una ciotola e formare una sorta di cratere all'interno del quale andrete ad aggiungere un pizzico di sale, l'acqua e infine l'olio. Pochissimi ingredienti, una ricetta veramente semplicissima. Ecco, ora potete scegliere se impastare direttamente a mano. Io ad esempio in un primo momento utilizzo un cucchiaio, poi impasto a mano solo successivamente e impasto fino ad ottenere una pagnottella dalla consistenza elastica e dalla superficie liscia. L'ideale sarebbe lasciare riposare una mezz'oretta il vostro impasto perché si lavora meglio, però mi capita anche di farla insomma in tutta fretta all'ultimo minuto e stenderla direttamente, però vi consiglio il riposo. Ecco, poi riprendo il mio impasto, lo modello un po', lo divido in 6 parti possibilmente uguali, formo delle pagnottelle un po' arrotondate in modo tale che poi sia più facile conferire la forma che alla piada e le allineo sulla mia spianatoia. Una alla volta le vado a stendere con l'aiuto di un matterello. Vado, come avete visto, insomma, ad aggiungere un po' di farina e stendo la mia piadina sottile. Ecco, ora io la vado a cuocere su un testo ben caldo e se non ce l'avete potete utilizzare una padella antiaderente dal fondo spesso. Quando la piadina forma queste bollicine in superficie è pronta per essere girata e cotta anche dall'altro lato. Io la vado a mettere insomma volta per volta all'interno di questi 2 fogli di carta da forno perché così si mantiene più morbida ed elastica. Eventualmente la potete anche surgelare e trasferire all'interno di sacchetti gelo e riporre in freezer. Si conserva per molto tempo e si scalda in un attimo perché è talmente sottile che si fa veramente in un attimo. Ora la vostra piadina è pronta per ogni tipo di preparazione. A me piace tantissimo con i burger di ceci, con l'hummus, con le verdurine fresche, con le salse yogurt. Che altro dire, la piada mi piace, mi fa bene. Se questa ricetta vi è piaciuta vi prego di farmelo sapere, se la trovate utile condividetela e iscrivetevi al mio canale. Venitemi anche a trovare sul blog perché mi fa sempre piacere. E buona piadina a tutti e alla prossima. Ciao, un bacione.